Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è un video veramente veramente sentito, molto molto toccante, molto emozionante, un video in cui io mi apro completamente a voi, mi metto comoda perché devo proprio sentirmi a mio agio a parlare come lo stessi facendo con delle amiche, perché è il video in cui io vi parlo del mio periodo buio che ho avuto, il mio periodo scuro, il mio periodo in cui ho sofferto tanto, il più brutto della mia vita, ovvero quello della mia depressione. Iniziamo tutto, insomma, dall'inizio. Iniziamo tutto dall'inizio, insomma, a raccontarvi e a rispondere anche un po' alle vostre domande, perché faccio questo video principalmente per aiutare le persone che si possono trovare in questa mia stessa situazione, e magari per dare un supporto, appunto, e per insomma farvi sentire soprattutto che non siete sole, non siete soli e che si può combattere questi problemi, queste malattie, perché quello che sono delle malattie e sono passano, quindi per farvi vedere uno spiraglio di luce, perché molto spesso quando sei in questi momenti non vedi proprio la luce, vedi proprio tutto nero davanti e dietro a te, ti trovi proprio in un tunnel dove non sai come ci sei finito, come finire in un burrone e non sai come uscirne, quindi è veramente qualcosa di devastante che va a compromettere proprio la tua vita, non solo psicologica, ma poi va a colpire tutti gli aspetti, quindi la vita lavorativa, la vita sociale, tutto, se hai un compagno, se hai degli amici, se hai una famiglia, perché è veramente difficile anche per le persone che ti stanno attorno. Allora, inizio col dire che io ho un periodo di difficoltà simile, che però è stato molto molto più leggero, di depressione, però più legato ad ansia, attacchi di panico, queste cose qua l'ho avuto quando andavo all'università, quindi ero più giovane. E insomma, questo periodo però si è risolto senza l'aiuto di grandi cose, quindi non ho fatto un percorso terapeutico come ho fatto ora, quindi è stato molto più leggero come episodio. Ed era sempre un periodo di difficoltà mio, dove io non sapevo scegliere l'università, ero molto stressante l'università che facevo, non sapevo se cambiare facoltà, insomma, mi sono trovata ad avere una serie di attacchi di panico, un periodo di depressione in cui vedevo tutto nero. Quindi già avevo affrontato qualcosa del genere, già sapevo, insomma, come riconoscere cosa stava succedendo. A parte il fatto che molto spesso mi chiedete come hai fatto ad accorgere di avere depressione, ragazze, se mi fate questa domanda vuol dire che non l'avete la depressione, perché nel momento in cui ce l'avete vi assicuro che ve ne accorgete, perché ve ne rendete conto, è veramente la depressione maggiore, quello che ho avuto io, è una malattia. Ecco, partiamo. Tutto è iniziato l'anno scorso, è passato un anno affinché io trovassi la forza di fare questo video, pensate, perché è veramente veramente difficile aprirti e parlare e raccontare quello che hai vissuto. La vita era perfetta, diciamo che non c'erano apparentemente problemi, quindi il lavoro andava bene, tutto soddisfacente, anzi avevo avuto grande soddisfazione dal mio brand Carlita Beauty, sempre dal mio shop Carlita Shop, con Dario, con Daniel, quindi avere una vita di famiglia con un compagno, essere amata, sentirsi bene, insomma, apparentemente vedendomi dal di fuori non c'erano problemi, non c'erano situazioni che potessero far pensare a una persona depressa. Eppure mi è successo. E come mi è successo? E perché mi è successo? La depressione, è una malattia che colpisce le persone. Non è essere, oh, oggi mi sento un po' giù, oggi mi sento depressa, oggi non ho voglia di fare niente. Non è quello. La depressione è una malattia che ti viene come ti può venire il cancro, come ti puoi spezzare una gamba un giorno, ti fai male. Succedono queste cose e così succede anche la depressione. E, non deve esserci, ci sono a volte delle cause scatenanti, ma non per forza, quasi molto spesso è lo stress. Comunque è iniziata questa cosa in cui, ragazze, io vi giuro, ve lo giuro come una sorella, non ho mai sofferto così in tutta la mia vita. Ho avuto sofferenze, ho avuto delusioni, ho avuto dolori, ho avuto mancanze, ho avuto lutti, ho avuto tante cose.
ma non ho mai sofferto così in tutta la mia vita e ve lo giuro che per me non c'è nulla peggiore della depressione, perché è veramente una cosa che è come morire, è una cosa che non ti permette di vivere, anzi è peggio di morire perché è soffrire ogni giorno. Io non facevo altro che piangere, che stare male, anche chi mi seguiva sui social se ne è accorto perché ero assente. Postavo pochissimo, insomma, quando mi vedevate su Instagram, mi ricordo, ma carità, ma che cos'hai? Si vedeva perché io non mi truccavo più, non mi vestivo più, non uscivo più di casa. Non avevo proprio un motivo per andare avanti e passavo le giornate a piangere, a stare male, a disperarmi perché proprio soffrivo fisicamente e mentalmente. Io soffrivo tanto e non sapevo come uscire da tutto questo dolore, proprio un dolore fisico. Non so neanche come spiegarvi, ma proprio io ci stavo male, proprio stavo male e avevo proprio un dolore che non riuscivo proprio a superare, come un lutto, come non vi so spiegare, comunque è qualcosa di atroce e terribile. E diciamo che ciò che mi ha aiutato inizialmente, proprio subito, mi aiutava proprio giorno dopo giorno, perché io proprio in tutte le 24 ore non avevo un momento di pace in cui io stavo meglio, perché non è che tu dici, vabbè, ma ecco perché vi dico, no? Se uno magari un giorno si sente giù, magari esci con gli amici, oppure ti distrai, ti vedi un film, fai qualcosa, ti passa, dopo un giorno ti passa. Invece no, io mi svegliavo male e tutto il giorno stavo male. Quando mi svegliavo io sapevo che dovevo stare male tutto il giorno, quindi non volevo proprio alzarmi dal letto ed era terribile. Poi una persona come me, che voi sapete, ho sempre attiva, sempre solare, sempre produttiva, non avevo più voglia di ridere, non trovavo il motivo per ridere, piangevo, cioè io una persona che piange pochissimo, veramente io piango pochissimo e non facevo altro che piangere, che disperarmi ed è stato veramente terribile. Ciò che mi ha aiutato inizialmente veramente tanto è stato l'aiuto delle persone accanto a me. Io una cosa che non ho detto neanche sui social, l'ho detto dopo in secondo momento, ma non ho detto neanche agli amici, l'ho detto proprio alle persone, agli amici più stretti e alla famiglia più stretta, insomma. E infatti comunque i miei genitori mi sono stati vicino, Dario comunque mi è stato vicino, anche se comunque ognuno la prende in un modo. Non è facile stare vicino a una persona che ha la depressione, non è semplice. E perché non tutti capiscono, non tutti hanno la sensibilità di capire. Ci stanno alcuni che pensano che aggredendoti oppure trattandoti con freddezza, con distacco, con rabbia, tu possa reagire, ma non è quello, non è che non si ha la voglia di reagire, cioè si è impossibilitati, c'è bisogno di aiuto. E come si fa a superare? Anche quando, ad esempio, le mie amiche più strette venivano da me ogni giorno, io le devo ringraziare, ma loro lo sanno che io voglio un mondo di bene, loro venivano da me ogni giorno, ragazzi, a casa mia, a farmi compagnia, a mangiare assieme a me, mi dicevano cucinami questo, cucinami quello per farmi distrarre e mi trascinavano a uscire di casa. Io uscivo in tuta, figuratevi, senza neanche truccarmi, senza pettinarmi, niente, giusto per farmi distrarre, per passare forse qualche minuto di spensieratezza, ma nulla serviva, anche se comunque serviva, nel senso che in quel momento ovviamente si trovava un briciolo di sollievo, però comunque il dolore non passava. E io mi sono rivolta a uno specialista, anzi a degli specialisti. Quindi come passa? Come passa? Quando non passa, c'è bisogno, ragazze, di un supporto psicologico. Non mi stancherò mai di dirvi, la depressione non è un momento, non è una cosa passeggera, non è una pigrizia, è una malattia. C'è bisogno di cura, c'è bisogno di terapie. Ci sono gli psicologi, ci sono gli psichiatri. Non esitate a chiedere supporto. E quasi sicuramente questa mia situazione, io sono convinta che è dovuta anche al fatto che io non ho mai chiesto aiuto, anche in momenti di difficoltà che ho avuto, perché negli ultimi anni avevo attraversato vari momenti di difficoltà. Già solo il mio essere esposto sui social, esposta sui social alle critiche, allo stress,
momenti duri che ho avuto con la casa, momenti duri che ho avuto per cose dure che ho attraversato e che mi hanno fatto stare male della mia vita personali, insomma, io non ho chiesto aiuto e sono sempre stata forte, ho voluto sempre fare la forte e mi ricordo che una degli psicologi, perché io ne ho visitati, cioè, visitati tipo luoghi turistici, ma ne ho visitati veramente tantissimi. Una mi disse: presente una pila di fogli, tu se prendi un foglio e lo metti su te lo metti sulla mano, tu non senti niente, però se tu metti un altro foglio, un altro foglio, un altro foglio, all'improvviso pensa di mettere una pila di fogli così alta sulla mano, la tua mano cede, la tua mano ti fa male. Ecco tu cosa hai fatto. Quindi non chiedere aiuto è sbagliato, bisogna chiedere aiuto. Ovviamente se siete giovanissimi rivolgetevi ai vostri genitori, ci sono figure specialiste, quindi psicoterapeuti tramite la terapia. Io sono andata da diversi psicologi, inizialmente ho buttato un sacco di soldi, non è semplice ragazze trovare uno psicologo che ti aiuti, cioè che ti faccia il caso tuo, anche perché ci vuole empatia. Ci sono alcuni che, mi dispiace dirlo, ma pensano soltanto ai soldi e solo a guadagnare, ti trattano veramente come non so, non c'è proprio empatia, cioè finisci la tua ora, via, mi dammi i soldi e vattene. Io ho avuto queste esperienze. Poi quando tu sei fragile, perché io mi facevo tutta la seduta di terapia piangendo dall'inizio alla fine e si vedeva che ero distrutta e devastata, e ho buttato tanti di quei soldi, ho visitato una cosa come 10-15 psicologi fin quando ne ho trovato uno, anzi forse più di uno, ne ho trovato uno psicologo molto empatico, molto gentile, che lui mi faceva tutta la seduta mano nella mano, troppo carino, mi confortava, mi aiutava. Però lui poi mi ha fatto capire che non bastava, che avevo bisogno di un supporto psichiatrico, perché avevo bisogno, perché voi sapete che lo psicologo ti aiuta con la psicoterapia, lo psichiatra ti aiuta anche con i farmaci perché è un medico, un dottore. Quindi io, poi lui mi ha consigliato uno psichiatra e lui mi ha letteralmente salvato la vita. Quando andai da lui, ero praticamente, non esistevo più, ero praticamente, non so cos'è, ero diventata. E lui mi disse, mi ricordo benissimo, perché io dissi: ma io non so come guarire, non, penso che non guarirò mai, sto male. E lui mi disse: ma queste sono cose che si risolvono. Io vi prometto, che mi dava il voi all'inizio, vi prometto che vi farò guarire, che voi starete meglio, vi tirerò fuori da questo tunnel. Ma per me sembrava assurdo quello che mi diceva, per me era assurdo, perché per me io non sarei mai guarita. Pensate io a che livello stavo. Quindi io spesso mi chiedete questa cosa, se ho preso farmaci, se non ho preso i farmaci. Io non ve lo nascondo, e io ho preso farmaci e tuttora io sto continuando la terapia. Ovviamente ho scalato tantissimo, quindi le quantità che prendo ora sono molto molto blande, perché comunque la terapia farmacologica non va interrotta tutto insieme, altrimenti può portare degli effetti collaterali, ma questo vi dirà tutto il vostro medico. Io ho seguito alla lettera quello che mi ha detto il mio psichiatra e da subito ho trovato benefici e non ho mai avuto, non ho avuto nessun tipo di effetto collaterale. Anche io avevo paura dei farmaci, ragazzi, spesso mi scrivete, io sono andata dallo psicologo, mi ha detto che ho bisogno di una terapia, ho paura, non voglio prendere i farmaci. Io l'ho dovuti prendere perché io veramente, cioè, rischiavo, non so, ma la vita. Quindi per me non c'era altra scelta, anche se io ero restia, però ho detto li devo prendere, li prendo, cioè me lo sta dicendo un dottore, un laureato, uno che fa questo da 40 anni. Ho seguito alla lettera quello che mi ha detto, senza fare nulla di testa mia, non ha avuto un effetto collaterale. Eppure io sono molto restia a prendere farmaci, chi mi segue lo sa che io sono sempre per i prodotti naturali, per curarmi con i prodotti naturali, non prendo farmaci anche quando ho la febbre, non prendo, cerco di non prendere antidolorifici, non prendere nulla. Ebbene ragazze, io come ho iniziato a prendere questi farmaci e come ho iniziato a fare la terapia, anche da lui, la psicoterapia che facevo, faccio comunque, vado circa una volta al mese, non vado tantissimo da lui, a me ha aiutato tantissimo, veramente veramente tanto, e subito mi sono sentita meglio. Posso dire che come effetti collaterali ho avuto che comunque ho preso peso.
Questa è una cosa che ha avuto, eppur perché lui dice di no, il dottore dice di no, ma io lo so, perché anche mangiando bene, facendo palestra, io ho preso dei chili e non è da me, perché comunque il mio metabolismo è sempre stato buono, sono sempre stata magra, ho sempre avuto una certa forma e quindi lo so, però va bene, ci sta. Ad esempio, in un certo periodo avevo il viso molto gonfio e non vi dico cosa ho dovuto sopportare, quindi c'erano nei commenti: hai preso 15 kg, hai preso 20 kg su TikTok, su IG, sei ingrassata, fai schifo, tutte queste cose senza sapere. Perciò vi dico: quando avete davanti una persona, siate sensibili, siate gentili, perché non sapete questa persona cosa sta passando. E io avrei voluto dire: guarda, deficiente, io mi sto curando perché sto uscendo dalla depressione, io ce la sto facendo, io sto prendendo dei farmaci che mi hanno portato questo. Quindi vabbè, comunque questo per dirvi che anche prendere qualche chilo, comunque ci sono persone che quando prendono gli psicofarmaci prendono anche 30 kg. Io comunque ne ho preso qualcuno, perché comunque cerco di mangiare bene, di allenarmi, andare sempre in palestra, perché se non andassi neanche in palestra e non mangiassi bene, anche se comunque sgarro, lo sapete che sgarro, perché lo sapete se mi seguite. Ma ne avrei presi pure io 30, quindi si riesce comunque a stare bene. La cosa importante, ragazzi, è la salute mentale, perché da là deriva tutto, dalla salute mentale, quindi anche prendere qualche chilo in più ci sta. Man mano, io ho ricominciato a lavorare, perché avevo smesso di lavorare, anche le collaborazioni con le aziende, il mio lavoro di influencer, io l'avevo, non riuscivo più a farlo, perché io non riuscivo più a trasmettere nulla nei video, nelle storie, nulla, facevo video li cancellavo, perché io non, cioè io non ero più io, e non mi piacevo più, insomma, ragazze, era diventato veramente, veramente brutto vivere così. Quando adesso oggigiorno sento di dire depressione, rabbrividisco, perché non c'è una sofferenza più grave. Io poi oltre alla depressione ho avuto anche pensieri intrusivi, anzi a me è nato tutto da quello. Non so da quanto tempo sto registrando, ma penso che devo fare comunque un altro video. I pensieri intrusivi sono un altro capitolo veramente veramente assurdo, pensieri negativi, pensieri intrusivi. A me è stata una depressione maggiore con pensieri intrusivi, quindi io avevo H24 questi pensieri negativi, questi pensieri intrusivi che non mi facevano pensare ad altro, quindi la mia mente era come finita in un baratro nero, ragazze, come avete presente quando voi c'avete, c'è un prato fiorito, bello colorato, poi era anche il periodo della primavera quando successe questa cosa, esattamente un anno fa. Io un anno fa il mio compleanno non ho festeggiato, i miei amici vennero a casa e io ero in tuta, avevo appena finito di piangere, mi stavo curando, stavo malissimo. Quest'anno ci sarà la mia rivincita perché festeggerò un'età importante e farò una grande festa e mi commuovo nel dirlo, nel pensarlo, perché vi giuro che ci sono stati momenti della mia vita in cui stavo male che ho pensato veramente di fare qualcosa di brutto a me stessa e perché il dolore è talmente forte, ve lo giuro, ragazze, che non sai come superarlo e ti fa male, cioè ti fa male per tutto il corpo, dappertutto, e non sai veramente, veramente come superarlo ed è devastante vivere in questo modo. A me, io non starò qui a fare una propaganda per gli psicofarmaci perché veramente sono una persona meno adatta, perché io non prendo mai farmaci, sapete, però a me gli psicofarmaci mi hanno salvato veramente la vita, veramente sono l'unica cosa, assieme, però penso che devo ringraziare questo dottore, io lo ringrazio ogni volta che vado e lui ogni volta che vado mi dice: visto, io ti ho detto che ti tiravo fuori e l'ho fatto. E lui è stato bravo perché ha trovato la terapia, cioè sono 40 anni che fa sto lavoro, e io gli dicevo: ma dottore, ma com'è che sapete che voi, io penso di non guarire mai, perché voi con certezza non lo dice? Lui diceva: io sai che da quanti anni faccio questo lavoro? Io sono 40 anni che faccio questo lavoro. E ci è riuscito, lui ha trovato la terapia giusta per me, prima di lui avevo trovato un altro che aveva sbagliato, non faceva effetto. Lui ha trovato la terapia giusta per me ed è stato bravo in questo.
Vi ho detto, non ho avuto un effetto orale, se no questo di qualche chiletto in più, che però, sti cavoli, cioè, voglio dire, ragazze, io finalmente non, cioè, riesco a lavorare, avere una mia vita, stare bene, in salute, ancora non sono al mio 100%, però comunque io sono rinata. Dopo queste visite che ho fatto con lui, dopo che ho preso psicofarmaci, quindi se, ecco, posso dirvi questo, non vi dirò di prenderli perché è una scelta personale, però è anche una scelta che dovete fidarvi anche a un certo punto del professionista che avete davanti. Quindi se constatate che è un professionista, e ovviamente fatevi accompagnare, sempre a me ha accompagnato sempre dall'inizio Dario, e questo gli devo dare il merito. Perché comunque io ero un momento che non, cioè, non sei lucido, sei fragile, e lui dall'inizio aveva percepito questa cosa, che lui era bravo e ci siamo fidati dall'inizio, e visita dopo visita io miglioravo e mese dopo mese io stavo meglio, quindi da subito sono stata bene. Ragazze, vorrei stare qua con voi a parlare di questo, non so, altre 1000 ore, perché veramente vorrei che vi arrivasse il messaggio che io un anno fa pubblicherò la foto, ecco, scusate, perché poi mi emoziono e mi confondo, cioè sì, proprio si ingarbuglia la lingua. Pubblicherò su Instagram oggi una foto che veramente mi vergogno, di questa foto che mandai il giorno del mio compleanno a un amico mio stretto, e gli dissi: guarda io come sto oggi, che è il mio compleanno, e ho vergogna, non la far vedere a nessuno. Io in un mare di lacrime, devastata, devastata, avevo il viso devastato. La pubblicherò su Instagram perché dopo un anno io non ho più vergogna, anzi la pubblicherò per dimostrarvi come stavo e come sto ora. Mi vedete con questa cosa tutta colorata? Io indossavo solo cose nere. Non mi vestivo più, andai a casa di mia mamma perché non volevo stare più in questa casa da sola. Comunque, bruttissimo. E pubblicherò questa foto, quindi vi aspetto su IG e voglio che vi arrivi il messaggio che passa, che ce la potete fare, che i periodi brutti, che i periodi neri, vi giuro che io ne ho vissuto uno, non nero ma nerissimo, e vi ripeto, era, ecco, vi stavo dicendo, è come se fosse un prato fiorito, pieno di fiori dai 1000 colori, bellissimo, con gli uccellini, e qualcuno arrivasse e buttasse secchiate di inchiostro nero, di vernice nera, e diventa tutto nero. È questa la depressione per me, non saprei definirla altrimenti. Vorrei che però vi arrivasse il messaggio che si può superare, ce la si può fare, ed è brutto, è brutto, è bruttissimo, è difficilissimo anche a chi soffre di disturbi alimentari, tutto ciò che riguarda la psiche, i problemi psichici. Sono terribili, ragazzi, secondo me sono molto più devastanti di quelli fisici, perché veramente la tua vita si interrompe. Io vi ho detto, cioè, al momento non, cioè, vorrevo solo sparire, morire, non esistere. Avrei voluto fare così e scomparire per smettere di soffrire. Quindi pensate come stavo. Passano, ragazze, passano. Io sono la dimostrazione che passano. Ce la potete fare, ce la potete fare. Veramente sono una dimostrazione vivente, ragazze. Se posso darvi un supporto con questo video, anzi, scrivetemi nei commenti, magari farò un altro video perché poi ci sono tante cose. Adesso vi ho parlato un po' per linee generali, però voglio anche poi approfondire un po' di più, magari rispondendo alle vostre domande. Se avete dei dubbi, se avete delle curiosità, se avete delle domande, se vi trovate in questa situazione e volete farmi delle domande, io sono qua per voi. Quindi magari scrivetemi nei commenti tutte queste domande, tutte queste vostre opinioni, e io risponderò, farò un altro video in cui risponderò a tutte le vostre domande. Quindi c'è un continuo di questo video, perché sennò veramente questo viene lungo, e poi voglio interagire con voi, voglio che sia un video per farvi capire. Io sono da più di 10 anni sui social e in tante cose vi ho aiutato, ragazze, veramente in tante, perché so che tanti di voi vi ho aiutato, tanti hanno studiato, hanno fatto l'università grazie ai miei video, hanno fatto la dieta, si sono rimessi
messa in forma, hanno migliorato la propria pelle, insomma, vi ho aiutato in tante cose. Vi voglio aiutare anche in questo. Ovviamente, fermo restando che ci sono sempre, sempre gli specialisti, ve l'ho detto, che vi aiutano dove un'amica, un genitore e tu stesso non ce la puoi fare, ci sono le figure di riferimento che ci sono per questo e noi ci dobbiamo affidare a loro. Su questo ci tengo molto che arrivi il messaggio. Ragazze, cosa dirvi? Aspetto le vostre domande, vi aspetto come sempre su IG e su TikTok dove sono sempre super attiva. E vi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, lasciatemi commenti, attivate la campanella così non vi perdete i prossimi video. Io vi mando un bacio grande, grazie per avermi ascoltato tutto questo tempo e io mi sono fatta una bella sfogata. Vi voglio un mondo di bene, ragazze, vi abbraccio forte, forte, forte. Se siete in questa situazione brutta, in qualsiasi situazione brutta, sappiate che passano. Cercate di lo so che è difficile pensare positivo, però cercate di pensare che una via d'uscita c'è e ci sarà e io ne sono la dimostrazione. Ve lo prometto, ragazze, che passa. Vi mando un bacio grande. Ciao.